Ragazzi, ripartiamo con le sfide. 4.000 mi piace perché i 3.500 li fate abbastanza semplicemente quando vi pongo le sfide. E partiamo con i due video al giorno. Ragazzi, io li avevo fatti due video al giorno, però purtroppo non li avete visti in tanti, quindi non so se farne due o no. Se vedo molte attività, continuerò. 4.000 like, so che li farete senza troppi problemi, però io voglio impegno sia da parte mia che da parte vostra. Sigla! Eccoci qui ragazzi, abbiamo un baule della corona da aprire. Siamo a 1550 coppe, però vi dico sempre di non farci troppo caso, perché visto che non sto scalando, come dico in tutti i video, non voglio fare a Garax, sono più su, cioè non mi interessa assolutamente nulla delle coppe attualmente. Capanna dei barbari, oh mio dio, carta epica, arco X nella crown chest. Si comincia molto bene questo video, quindi mi raccomando, i pollicioni. Si parte subito con un'epica. E devo dire che mi piace questa cosa. Certo, l'arco X non è una carta che uso molto, però se volete posso fare qualche deck sull'arco X, perché io so come usarlo abbastanza bene. Non lo uso perché devo dire che quando uso l'arco X, casualità vuole che mi accoppino con delle persone che hanno dei deck, chiamiamoli anti-arco X, e quindi mi fanno un po' di fastidio, mi fanno un po' di male. Però comunque ho alcune tecniche interessanti con l'arco X, se volete si può sempre proporre come video, non è un problema. Niente, partiamo con la prima sfida e vediamo chi ci capita. Ragazzi, abbiamo un italiano, abbiamo Attilas. È un livello 6 e cominciamo con questa sfida. Ragazzi, questo è il ritorno di una carta. Questo video è in omaggio, diciamo, per questa carta che non utilizzavo da settimane nei miei deck, ovvero il Prince che vedete qui piccolino. Direi di lanciare un bombarolo e subito il Prince da destra. So che verrà fermato subito, ma mi manca troppo vedere la sua rincorsa. E mi mancava troppo, quindi dovevo per forza rivederlo in azione. Ho messo anche gli arcieri, ragazzi, che sono molto molto forti. Quindi adesso vedremo, ragazzi, come riusciranno a fermare questi barbari senza troppa fatica. Rimangono addirittura con un po' di vita. Ragazzi, arcieri. Peccato che sono solo due. Se fossero quattro come i barbari, non ci sarebbe più gioco, praticamente. Cerchiamo di fermare questo dannatissimo mago, che più o meno l'abbiamo fermato. Ora basta un bombarolo. In modo tale che riusciamo a far appunto distrarre lo stregone e non dovrebbe dare nessun colpo alla mia torre. Esatto. Full vita noi, 1600 di vita lui. Devo dire che siamo partiti in un modo abbastanza interessante. Proverei una combo molto molto particolare che, oh mio dio. Un attimino, prima di parlare di combo e cerchiamo di fermare questo P.E.K.K.A. Ho già qualche idea interessante per fermarlo, però con calma. Prima facciamolo arrivare comunque qui dove siamo noi. Non penso che questo P.E.K.K.A. farà molta strada, però non si sa mai. L'importante è riuscire a fargli più male possibile. Certo, aver messo come si chiama? Quella Valchiria lì potrebbe dare un po' di problemi, ma anche no, perché siamo riusciti molto molto bene a liberarcene. Non ci è ancora toccato la torre, ragazzi. Nuovo deck che sembra funzionare. Sembra funzionare. Io partirei con un Prince, non so quanto Elisir abbia, fatto sta che ne ha usato tanto e ha anche lui 5 di Elisir. Mi sembra molto molto strano che lui abbia 5 di Elisir, però a quanto pare ne ha 5. Mago da parte sua, devo lanciare qualcosa che possa fermare assolutamente questo stregone, perché altrimenti la vedo un po' grigia, visto che lo stregone, ragazzi, un po' di male, devo dire che riesce a farlo. Devo mettere uno, no, l'ho lanciata malissimo, ragazzi. L'ho lanciata malissimo. Orda di scheletri. Ora con la Valchiria ovviamente mi fermerà senza troppi problemi. Quindi lui comunque rimane full vita, la sua Valchiria. Andiamo a difenderci. Perfetto. Ripartiamo anche un po' in contropiede. Con questa strategia ha lanciato un P.E.K.K.A. Colpo di frecce che mi sciotta quasi tutte le truppe che ho lanciato. Per fortuna riusciamo a ripassare nuovamente in un leggerissimo vantaggio. Anche se quel P.E.K.K.A., ragazzi, un po' di paura mi fa. Spero che non lanci il mago, perché altrimenti potrebbe essere un problema con il mago. Spero davvero che non lo lanci. Ha gelato tutto, ha lanciato il mago, però ci ha messo un po' troppo tempo e per fortuna sono riuscito a far fuori il suo P.E.K.K.A. Perfetto, ragazzi, andiamo subito in extra time. Non so se andremo in pareggio. Spero di no. Un altro P.E.K.K.A. Oh mio dio, ragazzi, fermatelo. Sta lanciando P.E.K.K.A. a profusione. Non si ferma più. Mi tocca lanciare un'altra Tesla. Praticamente il suo P.E.K.K.A. ancora è full vita quasi. E questa cosa un po' di paura mi fa, sono sincero. Andiamo subitissimo a fermare il P.E.K.K.A. Perfetto. Colpo di fireball. Ok, è riuscito ad arrivare con il moschettiere? No, l'ho fermato in tempo, infatti ha sprecatissimo, ragazzi, questa gelo.
l'ha davvero sprecata. Vediamo un attimino, attenzione, si lascia prendere in controtempo e subisce molti molti danni, ma non abbastanza per riuscire a vincere questa sfida, o forse sì. Attenzione, 20 secondi, non ci credo, 20 secondi ragazzi, non ci credo, non ci credo, cioè ho perso, ho pareggiato ragazzi, però il deck era molto molto buono, non ci credo, che fastidio. Non, sta clip ragazzi ve la lascio lo stesso. Ragazzi, questa qui potevamo vincerla, potevamo vincerla. 2 secondi, 1 secondo, scontro terminato, ma ragazzi il deck è forte, credetemi, e si poteva andare a vincere contro questo avversario. Peccato che non ce l'abbiamo fatta. Devo dire che ci ho creduto fino all'ultimo, pensavo di riuscire a fargli fuori almeno una torre visto i 200 punti vita, ma non è stato così purtroppo. Ragazzi, abbiamo quasi stravolto il deck, abbiamo inserito una carta che davvero lo ha stravolto abbastanza. Parliamo ragazzi del Baby Dragon, parliamo del Baby Dragon, vediamo come utilizzarlo e qualche consiglio interessante su come usarlo per l'appunto. Lui parte subito con un barile goblin, io metto una Tesla in centro. La combo di oggi ragazzi sarebbe interessante, Barbary Baby Dragon e Prince Baby Dragon, o Principe come volete chiamarlo. Quindi aspetteremo di caricare 9 di Elisir per poi andare subito all'attacco. Lancia subito lui dei Barbari, io direi che posso proteggermi semplicemente con il Bombarolo e la Tesla. Così uso molto meno Elisir di lui e riesco comunque teoricamente a proteggermi. Perfetto, non ci credo ragazzi, quanto odio le torri bombardiere, ti attacchi perché col Baby Dragon non puoi far niente. Oh, che bello, che bello. Quanto mi piace. Fermiamo assolutamente questa orda di sgherri, perché altrimenti mi fa male. Ok, mettiamo anche noi una Tesla in centro, così riusciamo a far girare un po' anche io, cioè posso far girare anch'io le sue carte. E cerchiamo anche di far distrarre un po' questi goblin, che un po' di danno me l'hanno fatto. Ovviamente la bomba cade sempre sul mio amicone. Riusciamo a dare 2 colpi che sono abbastanza per fare più danno di quanti ce ne ha fatti lui per adesso, che non è affatto male. Ok, dovremmo riuscire a fermare questi barbari semplicemente con il bombarolo. Io riprocedo nuovamente con il moschettiere, mi scaldo le mani e non ci credo, lo sapevo. Ragazzi, ogni volta che c'è la torre bombardiera io non so mai come giocare. Per fortuna l'abbiamo lasciata davvero con pochissima vita e possiamo procedere con la combo appena abbiamo 9 di elisir, ovvero e barbari e baby dragon. Siamo a 7, lui ha lanciato un domatore che dobbiamo fermare. Non mi ghiacciare, ti prego, non mi ghiacciare, non mi ghiacciare, non mi ghiacciare. Ok, io ragazzi la combo la faccio semplicemente dalla parte opposta, e chi si è visto, si è visto. Goblin lancia di dietro, vediamo ragazzi se la combo ha effetto. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla torre. Ragazzi, alla torre ci siamo arrivati abbastanza comodamente. Devo dire che la combo ha abbastanza senso, stiamo facendo un bel po' di danni, cioè danni abbastanza ingenti alla torre. Abbiamo lasciati con esattamente 700 punti vita, ora con un semplice colpo di frecce ci rimettiamo totalmente a nuovo. Mettiamo una Tesla qui perché non ho altre carte per fermarlo altrimenti. Ok, 1200, non è neanche troppo danno che mi ha fatto. Ripartiamo nuovamente con la stessa identica combo di prima. Non dovrebbe avere torre bombardiera, che non è mai abbastanza a sto giro per fermarmi. 1-0, direi meritato, modestia a parte. Ok, Baby Dragon che davvero funge da tutto, da esca, praticamente non fa sì che la torre bombardiera non mi faccia troppi danni alle truppe. Addirittura adesso Baby Dragon sta colpendo indisturbato e tutti i barbari. Nel frattempo il Prince si porta a casa pure l'altra torre. Noi andiamo a casa con un 2-0, andiamo a Berlino Beppe. Ho la voce super tirata, 2 Baby Dragon in campo, 2-0, vittoria meritata secondo me. Un deck molto molto interessante ragazzi, che vi ho fatto vedere in live. È bello quando riesco a vincere la prima in live, così insomma vi faccio vedere che è vero questa cosa, che il deck funziona abbastanza bene. Bisogna saperlo usare, è un giusto equilibrio tra truppe di terra e truppe di aria. Provatelo, non è facile ragazzi, quindi mi raccomando fate un po' di prove. Fatelo anche contro i vostri amici prima, se cominciate a perderne un po' troppe, quindi fermatevi un attimino e aspettate un po' di tempo. Ma ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video, siamo per l'appunto intorno ai 10 minuti, voglio far durare circa così quasi tutti i miei video per appunto dare un intrattenimento abbastanza soddisfacente, non andare troppo oltre e non farli nemmeno troppo corti. Il deck ragazzi è il seguente, ma comunque sotto in grafica, probabilmente visto che su Photoshop basta mettere le carte, avrò aggiornato la grafica a modo. Non vedo l'ora di portare questi barbari livello 8 e soprattutto questo cuccio di drago livello 2, perché ragazzi questo deck
è sottovalutato, ma è molto molto interessante. L'ultimo l'abbiamo vinta 2-0, col primo deck solo col Prince abbiamo fatto un po' di fatica. Invece con il deck, secondo deck, utilizzando semplicemente il cucciolo di drago, alla fine siamo riusciti a mettere in campo addirittura 2. Quindi devo dire che, senza specchio ovviamente, quindi devo dire che come deck funziona molto molto bene. Le frecce essenziali, tirate via l'ordine di scalette che tanto è abbastanza inutile. Qui ragazzi io vedo molto molto bene al posto della Tesla, se volete mettere il barile goblin o la torre bombardiera. Non usatela perché rompe il cazzo, quindi non la usate, no, è molto molto forte, è difficile da contrastare, però col baby drago il problema è risolto. Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio, io sono a Romix in questo momento, ovviamente sto registrando i video tutti di fila. Se volete ragazzi, e ci becchiamo, facciamo due chiacchiere, andiamo a berci qualcosa insieme senza problemi. Ragazzi, dai pezzi è tutto, un saluto, grazie mille e ci vediamo domani come sempre, e ciao!